Buonasera a tutti e grazie per il numero elevato di partecipanti a questo webinar. Evidentemente l'argomento non è caldo, è caldissimo. Tutti abbiamo, molti noi anzi, direi non tutti forse, abbiamo passato il fine settimana, il venerdì scorso, ansiosi su Twitter a vedere i tweet live dei parlamentari, dei membri della Commissione europea che dovevano annunciare quello che dopo ben 38 ore di negoziazioni è stato quello che si chiama l'accordo provvisorio sull'AI Act. Evidentemente c'è stata la fumata bianca, almeno sulla base di quello che è stato dichiarato, da quando sembrava che dovesse saltare tutto con il paper di Francia, Germania, Italia che suggerivano di arrivare a un semplice codice di condotta per evitare che le imprese europee fossero danneggiate, si è arrivato a una soluzione che, come vedremo, è di compromesso, introduce un regime light per sistemi a rischio minimo e comunque anche nei sistemi a rischio più elevato prevede un sistema più bilanciato. Usiamo il condizionale in questa sessione perché il testo dell'AI Act provvisorio non lo ha nessuno, non credo che neanche esista, nel senso che evidentemente lo stesso è stato concordato, ma i tecnici delle diverse autorità coinvolte ci stanno lavorando e ci lavoreranno ancora almeno per il prossimo mese. Si prevede che a gennaio avremo un testo più vicino a quello finale con il voto del Parlamento europeo che è previsto a febbraio e poi inizierà il percorso per l'entrata in vigore con diverse tempistiche che andremo a vedere. Quindi quello che racconteremo oggi è il risultato delle informazioni che abbiamo raccolto dai comunicati stampa delle diverse autorità coinvolte, da anche dei post di coloro che hanno partecipato alle negoziazioni. Quindi rischiamo in parte di essere smentite. Abbiamo cercato di fare un pochino di ordine sulla base delle informazioni disponibili, ma certamente a gennaio o quando sarà disponibile il testo definitivo, faremo una nuova sessione di questo webinar in cui parleremo di quello che finalmente sarà il testo accordato. Senza ulteriormente fare altre introduzioni, io vi presenterei i miei compagni di viaggio in questo webinar. Abbiamo Luisella Gianni, che è Europe and Middle East Head of Digital Enterprise Advisory ad Avenet. Buongiorno, buonasera Luisella. E Tommaso Ricci, che è la persona del nostro team che ha lavorato di più finora su progetti di AI, con Luisella e Tommaso, da un punto di vista giuridico, ma anche da un punto di vista tecnico, e per questo ringraziamo Luisella di aver accettato il nostro invito, andremo a vedere come l'AI Act dovrebbe impattare le aziende, in un contesto in cui è improbabile che le aziende da ora in poi adotteranno soluzioni che non sono AI Act compliant, perché visti gli investimenti e i tempi di implementazione delle soluzioni di AI, è difficile investire in soluzioni che poi in 18 mesi, 2 anni dovranno essere dismesse. Chiederei quindi a Tommaso di condividere a schermo la presentazione e dirci un po', allora, questo è l'iter legislativo, in parte ne abbiamo parlato, l'8 dicembre è la grande data, i tempi di entrata in vigore sono 6 mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale per le forme di AI proibite, ulteriori 6 mesi per le previsioni sugli obblighi di trasparenza e governance, famoso la creazione dei famosi AI Office a livello europeo e a livello nazionale, e poi l'intero pacchetto entra in vigore negli ulteriori 12 mesi. Tommy, ma a cosa si applica l'AI Act? Ce lo riassumi un attimo?
Certo, buonasera a tutti. Una delle domande più difficili a cui rispondere, perché l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del regolamento è stato esteso e costretto in maniera flessibile nel corso delle negoziazioni. Partiamo prima da un'inquadratura di campo, cioè si è pensato di avere un effetto transeuropeo esattamente come con il GDPR. Quindi questo, innanzitutto, si tratta di un regolamento, quindi sarà direttamente applicabile, ma poi soprattutto troverà applicazione non soltanto agli sviluppatori e utilizzatori di AI a livello europeo, ma anche a tutte le società fuori dall'Europa che intenderanno offrire i propri servizi all'interno del mercato europeo. Quindi il primo punto è chiaramente l'ambito di applicazione che è extraterritoriale. Dal punto di vista dell'applicazione oggettiva, gran parte delle negoziazioni sono state concentrate su quella che è la definizione di sistema di intelligenza artificiale, perché poi chiaramente tutti i sistemi che vengono inquadrati all'interno di questo ambito di definizione saranno soggetti alla normativa. E questa definizione è stata oggetto di diverse modifiche. L'ultima modifica rappresenta la posizione su cui si è assestata l'OCSE, che ha aggiornato la propria definizione dal 2018, è stata aggiornata nel corso di quest'anno, e poi è stata presa questa definizione, sposata anche nella versione del Parlamento, che è stata l'ultima versione su cui c'è stata un'approvazione ufficiale da parte di una istituzione pubblica, quindi l'ultima versione che del resto è stata anche circolarizzata. Tutte le versioni successive non sono state rese pubbliche e adesso aspettiamo i tavoli di lavoro tecnico che ci saranno tra dicembre e gennaio. A che cosa fa riferimento questa nuova versione? Fa riferimento in maniera più high level a un sistema di AI come un sistema che sia basato su un computer, quindi c'è un forte riferimento alla tecnologia, chiaramente nella definizione, però la definizione è stata aggiornata perché è stato rimosso l'elemento umano, cioè nella versione precedente si faceva riferimento a un sistema di AI che funge e opera sulla base di obiettivi definiti da un uomo e cerca di mimare, di riprodurre quello che è l'operato decisionale di un cervello umano. Questa previsione è stata stralciata dalla definizione, che è quella che vediamo adesso, e quindi fa riferimento a obiettivi espliciti o impliciti che può anche dedurre dagli input ricevuti. Attenzione, non parla di input ricevuti da un uomo. Questo perché apre alla possibilità del machine learning, quindi si riconosce la capacità di autoapprendimento che i sistemi di AI hanno, e quindi va ad abbracciare una categoria più ampia di sistemi di intelligenza artificiale. C'è però chiaramente da fare un'esclusione, quindi resteranno esclusi da questa definizione tutti quei sistemi che sono solo software o sono solo algoritmo e non sono software, algoritmo e anche AI. E qui forse Luisella ci può aiutare a tracciare una linea di distinzione tra ciò che è puramente software o software e anche sistema di AI. Sì, grazie Tommaso. Io aggiungerei anche un punto, leggendo la definizione appunto approvata, l'ultima versione, direi anche per includere la generative AI, no? Che chiaramente genera dei contenuti originali che quindi non sono stati in questo caso creati dagli umani. Allora, c'è sicuramente una distinzione da fare importante e io farei anche una distinzione tra come dire, quando si parla di statistica avanzata e machine learning, che sono delle distinzioni importanti, soprattutto per quanto riguarda l'output, nel senso normalmente quando si ha un modello statistico, okay, è basato su delle deduzioni, delle inferenze e delle relazioni tra delle variabili. Quindi fondamentalmente è vero che anche un modello statistico può fare delle previsioni, okay, che è quello l'obiettivo del machine learning di prevedere un qualcosa, ma la grande distinzione è che il machine learning chiaramente ha innanzitutto un livello di accuratezza, quindi un threshold che io definisco che può essere a un 70, un 80, 90, dipende da quello che io voglio definire come modello di accuratezza, e ha soprattutto un training, quindi viene fondamentalmente educato, addestrato attraverso un dataset, okay? Cosa che chiaramente quando abbiamo un modello statistico funziona un po' diversamente. Ne parlavamo prima con Giulio, per semplificare molto, come dire, se io ho anche un modello statistico per una previsione di un credit score su un Excel, ok, questo si tratta di un modello statistico. Nel momento in cui inizio a avere il mio addestramento, l'output, l'automatismo e di nuovo il fatto che
quello che è un output può diventare di nuovo un input e quindi migliorare fondamentalmente quello che è l'outcome desiderato, avrò un machine learning, ok? Quindi sicuramente ci sono delle distinzioni da fare, anche molto spesso capire, ok, con cosa si ha a che fare, se sia un machine learning oppure un modello statistico. Quando si entra nel modello artificial intelligence, chiaramente va a includere molte altre cose, tra cui in primis il generative AI con i foundation model. Quindi, giusto per intenderci, il credit scoring che fanno le banche tramite degli algoritmi che sono basati su, per esempio, su Excel, o sono semplicemente dei modelli matematici, ma non c'è questa attività di training della macchina, questi andrebbero al di fuori del perimetro dell'AI Act. Gli si possono applicare altre normative, primis per esempio la normativa privacy, ma non sarebbero impattate da questa disciplina. Tommaso prima faceva riferimento al fatto che è stato rimosso il riferimento all'input umano. Questo non vuol dire che non ci debba essere lo human oversight, quindi la supervisione da parte dell'individuo rispetto soprattutto ai sistemi ad alto rischio, ma questa riguarda l'attività di sviluppo, come vedremo dopo, del sistema di intelligenza artificiale. Tommaso, poi ci sono però delle esclusioni che vanno al di là delle esclusioni dovute alla definizione, giusto? Sì, esatto. Tramite una tecnica di carve out, il legislatore ha tenuto fuori dall'ambito di applicazioni alcune categorie. In primis, gli strumenti e i sistemi di AI sviluppati per finalità di sicurezza nazionale, quindi sia che vengano sviluppati da società privati per la difesa o che vengano sviluppati da entità pubbliche per finalità di sicurezza nazionale, questi sistemi sono fuori dall'ambito di applicazione della normativa. Poi, ultima chicca che diciamo è stata aggiunta nell'ambito delle negoziazioni, nell'ambito del trilogo, delle esclusioni volte a favorire e non limitare l'innovazione a livello europeo, anche strizzando un po' un occhio a quello che ha fatto l'executive order di Biden in US, che lascia molta apertura e prevede anche un regime sanzionatorio diverso, di cui poi parleremo successivamente. Utilizzo non professionale e sviluppo per finalità open source restano comunque esclusi dall'ambito di applicazione della normativa, però con alcune esclusioni, perché chiaramente poi l'interpretazione di utilizzo non professionale farà ricadere o non ricadere gran parte dei sistemi all'interno dell'ambito di applicazione, così come i software open source, i sistemi di AI open source. Ora, se guardiamo come sono state sviluppate i sistemi, i modelli esistenti più performanti o quelli che vengono maggiormente utilizzati dalla comunità di sviluppatori, penso ad Hugging Face, quindi o a GitHub, quindi tutti gli sviluppatori che utilizzano AI non solo per manipolazione del testo, ma per sviluppo di codice, gran parte di quei movimenti si basano su sistemi e strumenti open source. Ecco, per non limitare l'innovazione, il legislatore europeo prevede che fin tanto che si rimane nell'ambito esclusivamente open source, quindi non con secondi fini di utilizzo di un open source a fini commerciali, fin quando si rimane in quell'ambito si è fuori. Però chiaramente se utilizziamo un sistema open source per fini commerciali, integrandolo in un software o un sistema che poi si vende al pubblico, si ricade nuovamente all'interno dell'ambito di applicazione. Giulio, penso a quanto è stato complesso interpretare il dato personale o dato non personale, cos'era dato personale o non personale nel GDPR. Ecco, guardando in prospettiva, credo che ci possiamo aspettare di nuovo un po' di effort interpretativo che senz'altro coinvolgeranno i giuristi. Allora, assolutamente, Tommaso. Del resto, uno degli aspetti che manca al momento fondamentalmente sono tutti considerando del regolamento che, come sappiamo, non hanno un contenuto, un potere vincolante, ma sono considerati come degli strumenti di supporto interpretativo. Abbiamo anche le prime domande. La prima domanda è se qualsiasi algoritmo rientra nella definizione. Mi sa l'avevamo accennato anche prima. No, la risposta è no, perché ci deve essere un'attività di training sulla base della quale non c'è soltanto un output matematico, ma vengono fatte delle previsioni, raccomandazioni, vengono prese delle decisioni.
Ecco, dove invece un semplice algoritmo fa un calcolo matematico, non c'è un training, c'è semplicemente un'attività di test del suo corretto funzionamento. Il machine learning è incluso perché c'è un'attività di apprendimento sulla base del quale vengono fatti vengono fornite delle raccomandazioni degli output. Sul credit scoring ci viene fatta anche una domanda. Ancora una volta, il semplice algoritmo che fa un calcolo matematico, la banca che sotto una soglia di rischio decide di non fornire il finanziamento all'azienda, ma semplicemente sulla base di un calcolo numerico che è alla base dell'algoritmo, senza un'attività di apprendimento della macchina da cui sorgono delle raccomandazioni o delle decisioni, ecco, quello non sarebbe coperto, mentre strumenti più sofisticati che hanno una fase di apprendimento sulla base del quale forniscono poi un output di valutazione, raccomandazione e quant'altro, mi sarebbe coperto. Uso ancora una volta il condizionale perché dovremo andare a vedere come questo sarà interpretato dalle autorità, e lo vedremo dopo. Il credit scoring è uno proprio degli scenari che potrebbero molto probabilmente rientrare nei rischi sistemici, ma non voglio spoilerare quello che dobbiamo dire ora. Tommaso, la classificazione sembrava facilissima all'inizio, ma nelle notti tra mercoledì e venerdì si è complicata e non di poco, giusto? Esatto, e direi che questa è la slide che abbiamo modificato più di frequente nel corso delle nostre presentazioni sul regolamento, e del resto la difficoltà del legislatore è comprensibile. Quello che hanno cercato di fare è introdurre un approccio basato sul rischio e introdurre delle diverse categorie. Ora, i criteri che fanno includere un sistema di AI in una di queste categorie sono quelli su cui si è discusso di più, e in particolare i due centrali che vedete, general purpose e general purpose con rischio sistemico, sono quelli su cui, diciamo, le prime 18 ore di negoziazione del trilogo, quindi quelle che hanno fatto superare la mezzanotte, si sono concentrate. In particolare per il grosso successo e la diffusione nel mercato europeo che hanno avuto sistemi di AI generativa, che vengono già attualmente utilizzati, le stime dicono, da quasi il 40% delle società e degli individui. Partiamo dal primo livello. Allora, quello che dicono le FAQ che sono state pubblicate, tra l'altro quest'oggi stesso sono state aggiornate dalla Commissione Europea, le FAQ sul AI Act, quello che dicono queste FAQ è che la maggior parte dei sistemi attualmente in uso nel mercato europeo potrebbero ricadere nella prima categoria, quella dei sistemi di AI di base, quindi quelli che vengono considerati come sistemi a rischio minimo e che possono essere utilizzati attualmente all'interno del mercato europeo, rispetto ai quali però vengono previsti degli obblighi di trasparenza iniziali, e penso a l'esempio lampante che sono tutti quanti i chatbot assistenziali che vengono utilizzati dai fornitori di energia, telefonia, banche e via dicendo, che consentono semplicemente agli utenti di avere accesso a determinate informazioni. In quel caso sono previsti gli obblighi di trasparenza, di disclosure, per rappresentare agli utenti che stanno interagendo con un sistema di AI e non con una persona fisica. Quindi quelli sono degli obblighi di trasparenza, e rispetto ai quali chiaramente sarà anche utile fare riferimento a tecniche di legal design, perché io immagino che, come è stato fatto per tutti gli obblighi di trasparenza privacy, anche lì un semplice disclaimer messo all'inizio della conversazione potrebbe non essere ritenuto sufficiente poi man mano che la conversazione evolve, considerando che sono molto engaging questi sistemi. Il secondo obbligo, che è un obbligo volontario, è l'adesione ai codici. Sì, Tommaso, quindi i sistemi di AI di base sono quelli che vediamo di più sul mercato. Lo so, ne parlavamo prima con Luisella, Microsoft Copilot probabilmente vi rientra, però Luisella ci raccontava che anche i sistemi di customer support sono gli esempi che più spesso stiamo vedendo sul mercato di applicazione concreta dell'AI. Giusto, Luisella? Sì.
Sì, su questo, ma infatti lì ci sono state, poi chiaramente stiamo parlando di quello che abbiamo letto fino adesso, ok? Vedremo poi il testo finale, ma chiaramente ci sono appunto il customer support attraverso il chatbot che chiaramente dovrà essere dichiarato, ok? Che si tratta di un chatbot, non un umano, ma poi sono considerati anche sistemi a basso rischio. Beh, lo spam filter chiaramente che è la base, ma anche pensiamo a tutti i recommendation engine per i vari e-commerce e quant'altro, quindi in linea di massima tutti questi sistemi che sono già ad oggi fortemente utilizzati e diffusi sono considerati a basso rischio. C'è magari un elemento importante che appunto leggevo negli ultimi giorni, che comunque anche il concetto di light transparency secondo me non è da sottovalutare per tutte le tipologie di appunto di classificazione basate sul rischio, che è quello di avere comunque una documentazione tecnica dettagliata, ma anche avere una documentazione tecnica che riporta qual è la qualità del dato, ok? E sono sicura che insomma Tommaso tornerà su questo punto, però è molto importante e poi vedremo anche come, perché va, dal mio punto di vista, è come se quello che sono un po' la pratica virtuosa, okay, che già noi facciamo e consigliamo ai nostri clienti, diventerà la pratica, insomma, se non consigliata, in alcuni casi anche obbligatoria. Assolutamente. Forse una cosa che non abbiamo detto è che l'AI Act non va a derogare altre normative. Quindi, in primis, il GDPR, la normativa sul diritto d'autore, ma anche le normative di settore nel caso in cui l'AI sia utilizzata in settori regolamentati, come il settore bancario, il settore farmaceutico del life sciences. Quindi le altre problematiche a cui faceva riferimento Luisella sulla qualità del dato rimangono indipendentemente da quanto prevede l'AI Act. Questa è stata una scelta strategica perché il legislatore non voleva andare a evitare che una normativa andasse ad accavallarsi con l'altra, quindi rimangono gli stream separati con rischio purtroppo di duplicazione delle sanzioni in relazione a violazioni che potrebbero essere rilevanti per molteplici normative. Poi forse Tommaso, l'aspetto che secondo me ha creato maggiore confusione era che cosa rientrasse nei due regimi del General Purpose AI, giusto? Esatto, teniamo conto che nella versione del Parlamento era stato introdotto il tema dei foundation models, adesso pare che nell'ultima versione il termine, il lemma foundation model sia stato rimosso a favore invece del general purpose. Quindi vengono identificati con la nomenclatura general purpose tutti quei sistemi di AI che possono essere utilizzati per molteplici finalità e che quindi si prestano a utilizzo di manipolazione del testo, delle immagini, del suono e produzione di output di vario genere. È proprio l'esempio lampante è la tecnologia che abbiamo magari iniziato a utilizzare un po' tutti di recente, che può essere Bing Chat, che può essere ChatGPT, quindi tutti quei motori conversazionali che non solo consentono di fare una manipolazione del testo, ma vediamo come oggi consentono anche di fare manipolazioni di video, manipolazioni di dati, di codice e di tanto altro. Come sono stati regolati? Questi vengono regolati dal punto di vista tecnico, cioè questa è una categoria all'interno della quale si ricade per la configurazione tecnica del sistema. Ora, non mi aspetto che in Europa, per adesso non ci sono ancora tantissimi provider basati in Europa, ce n'è qualcuno in Francia, qualcuno in Germania, però diciamo i provider principali di queste categorie sono basati in US e alcuni in Cina in questo momento. Però chiaramente c'è da considerare la catena del rischio, come si va a distribuire, perché che cosa si prevede? Si prevede che per queste tipologie di sistemi di AI sono previste una serie di obblighi aggiuntivi. Il primo è quello a cui faceva riferimento anche Luisella prima, e cioè di dotarsi di una serie di documentazione tecnica. Documentazione tecnica che, a dire il vero, era già listata in un allegato previsto nella prima versione approvata dal Consiglio verso la fine dell'anno precedente, che è una documentazione tecnica copiosa, devo dire. Quindi
va tenuto presente che si dovranno poi prevedere dei meccanismi attraverso cui si può controllare che questa documentazione tecnica effettivamente è stata predisposta da parte del provider, nell'ipotesi in cui poi il soggetto che va a utilizzare, ti parlava di user nella prima versione, adesso si parla di deployer, quindi implementatore, perché è cambiato questo termine? Perché in realtà i legislatori si sono resi conto che l'utente non è un semplice utente, ma in realtà è un implementatore della soluzione, ciò che vuol dire che utilizza questa soluzione per produrre dei nuovi output e molte volte può anche andare a modificare il modo in cui funziona questa soluzione. Quindi abbiamo due sistemi di identificazione delle categorie, uno per finalità, il modo, la finalità per cui utilizzo il sistema mi fa scavallare in una sezione basso rischio o alto rischio a seconda di come lo uso, e poi una definizione tecnica. La tipologia di sistema può essere un sistema che si presta a più finalità e quindi esso stesso un general purpose. Su questo c'è il tema del copyright, Giulio, che abbiamo detto essere uno di quelli più rognosi a cui conformarsi. Assolutamente, e in tutta onestà assistiamo alcuni LLM e una delle criticità principali era proprio questo obbligo di disclosure, perché potrebbe dar vita a notevoli contenziosi. Le aziende devono avere in piedi una policy sulla compliance copyright, quindi nel senso di quali contenuti utilizzare per il training del sistema. Poi devono avere un meccanismo di opt-out, quindi se viene utilizzato il sistema, il contenuto di cui è titolare un terzo, questo terzo deve poter avere il diritto di richiedere la rimozione di quella informazione dalla memoria. Ecco, e su questo certamente Luisella ci può insegnare che non abbiamo un semplice database in un'intelligenza artificiale generativa, e quindi bisogna adottare soluzioni per far dimenticare l'informazione al sistema di intelligenza artificiale. E poi c'è il terzo obbligo, quello di una dichiarazione sui dati utilizzati. Su questo sarà fondamentale capire se questa dichiarazione può essere una dichiarazione per categorie, oppure bisognerà elencare, e probabilmente lo farà l'AI stessa, tutti i contenuti che sono stati utilizzati. Ecco, questo è una criticità fondamentale, perché potrebbe dar vita a contenziosi in materia di copyright, contenziosi in materia di privacy. Abbiamo organizzato un paio di settimane fa un evento sulle AI con l'avvocato Scorza del Garante, e lui stesso si aspettava dei contenziosi in relazione ai dati con cui vengono trainati. Il termine trainato è bruttissimo, però è quello, questi sistemi di intelligenza artificiale generativa. Poi parliamo di quelli della categoria, Tommy, che ha creato maggiore disorientamento, il general purpose AI con rischio sistemico. Questa sì, perché è una definizione ancora più tecnica che deriva dal calcolo della capacità computazionale, su cui passerei la palla a Luisella, che magari ci spiega che cos'è questo flop che è stato introdotto all'interno dell'ultima bozza e pare sia stato effettivamente poi il discrimine considerato. Ma allora, veramente due parole, nel senso che flop significa floating point operation per second, senza entrare nelle caratteristiche di questo, significa, per semplificare, è fondamentalmente quelle che sono le performance, quindi la capacità computazionale. Di solito è un sistema che è applicato chiaramente ai sistemi di AI generative, perché hanno bisogno di una forte capacità computazionale. In realtà ancora non c'è una, credo che ancora è un qualcosa che dovremo capire nei prossimi mesi, nel senso che saranno le aziende, appunto i software vendor, che rilasciano i modelli che adesso si chiamano general purpose e prima chiamavamo foundation, fondamentalmente a definire poi e a dichiarare come è stato fatto il training, qual è la capacità computazionale che è stata usata, e quindi se è flop o no, ok? Quindi
lì secondo me ci saranno ancora una serie di caratteristiche da capire per capire chi ci rientra e chi non ci rientra. Chiaramente quello che possiamo insieme a Tommaso spiegare adesso è quali sono le differenze appunto tra il che hanno il rischio sistemico, su, anche se poi non sappiamo esattamente chi ci rientrerà ad oggi. Sì, diciamo che secondo le FAQ che sono state pubblicate dalla Commissione, ritengono che la capacità computazionale utilizzata per realizzare modelli come GPT-4, quindi parliamo dell'ultimo modello rilasciato, il più avanzato, dovrebbe rientrare in quelli con rischio sistemico, così come Gemini, l'alternativa presentata da Google. Chiaramente parliamo nuovamente di operatori US, però il livello di obblighi, l'intensività e l'onerosità degli obblighi che vengono introdotti per questi modelli è sostanzialmente operativamente più impattante rispetto agli altri. Penso non solo agli obblighi di cyber security, ma anche a tutto lo svolgimento di attività di red teaming, quindi una sorta di, chiamiamolo un penetration test per i modelli di AI, e le procedure di risk management che siano specifiche per i rischi derivanti dall'AI. Quindi queste sono una tipologia di oneri che in parte sono presenti anche nell'executive order, quindi vedo come società che si allineano in US a quelle che sono le disposizioni arrivate alla Casa Bianca, inevitabilmente poi si allineeranno anche a queste, mentre a livello europeo chiaramente si tratta di capire quanto di questi requisiti, penso ad esempio alla data quality, poi arriveranno anche a tutti quelli che sono i deployer. Sì, la forza è una cosa importante che non abbiamo menzionato, è che Luisella stressava la rilevanza dei flops, perché sulla base delle informazioni attualmente disponibili, se si arriva a un numero di floating point operations superiore a 10 per 25, c'è una presunzione che quel general purpose AI presenti un rischio sistemico. Quindi quel regime più stringente che ha appena illustrato Tommaso si applicherebbe di default, con una serie di obblighi applicabili, ivi compreso anche un'attività di reporting, di complaint, di segnalazione di incidenti, tutta attività prodromiche alla messa in commercio del sistema. La categoria però che ha gli obblighi più stringenti riguarda i sistemi di AI ad alto rischio. Però Tommaso, questa categoria è stata fortemente ridotta, giusto? Questa categoria è stata fortemente ridotta e tra l'altro è una categoria nuovamente flessibile, cioè il legislatore ha previsto alcuni esempi tipici di sistemi ad alto rischio integrandoli all'interno dell'allegato numero 3, allo stesso tempo ha anche rappresentato che quella tipologia di elencazione potrà essere oggetto di aggiornamento nel corso dell'evoluzione storica. Difatti, diciamo, guardando alle diverse iterazioni svolte dal legislatore, quello che hanno cercato di fare è rendere sempre più bilanciato, ma anche sempre più future-proof questo regolamento, anche sulla scorta un po' dell'esperienza vissuta con altre tipologie di regolamentazione a livello europeo. Sistemi ad alto rischio, qui parliamo della categorizzazione per finalità, quindi a seconda di come poi una società intende utilizzare un sistema di AI, potrebbe ricadere nella categorizzazione ad alto rischio. Esempi di sistemi ad alto rischio sono i sistemi che vengono utilizzati per valutare gli outcome a seguito di attività di apprendimento o per sterzare le attività educative o le attività di monitoraggio rispetto a quelli che possono essere ipotesi di fraudolente nello svolgimento di test ed esami, oppure le attività utilizzate per consentire l'accesso, negare l'accesso ai servizi pubblici, ai servizi essenziali, oppure le attività di amministrazione e di applicazione della legge. In uno dei primi esempi, chiaramente... Tommy, se non sbaglio, anche il credit scoring probabilmente dovrebbe rientrarci. Poi il famoso Annex 3 nella versione aggiornata non è ancora disponibile, giusto? C'è un Annex 3 vecchio, cioè c'è quello della proposta del Consiglio, in cui si fa riferimento, come ricordi giustamente, sia all'attività di selezione delle risorse umane,
Quindi pensiamo a tutti quegli strumenti che consentano di filtrare, categorizzare o dare uno score ai curriculum che vengono inviati a una società, e poi le attività che consentono di dare, di affibbiare uno score a degli utenti per consentirgli accesso al credito o comunque per erogare delle prestazioni, quindi anche le prestazioni assicurative o le prestazioni delle società healthcare o life science potrebbero potenzialmente entrare all'interno di questa categoria. Chiaramente, giusto per fare un collegarci a quello che dicevamo prima, se il credit scoring viene fatto semplicemente tramite un algoritmo che fa dei calcoli sulla base delle informazioni che gli vengono date dal cliente, non si applica proprio l'AI Act. Ma se c'è un'attività di apprendimento sulla base del quale la macchina, con un sistema più sofisticato, genera dei output, delle raccomandazioni sulla base delle informazioni apprese, ecco, quello è uno scenario che rientrerebbe nelle AI Act e rischia, fermo restando che dovremo vedere la versione finale dell'Annex 3, rischia di essere qualificato come sistema di AI ad alto rischio, che ha gli obblighi più stringenti, giusto? Sì, e difatti penso che la parola chiave nella nuova definizione sia anche il termine deduzione, cioè si introduce l'elemento deduttivo per cui si dice se la macchina deduce e poi genera un output, allora è AI. Laddove invece il sistema applica delle regole che vengono predefinite, e penso a tutti i sistemi di analisi statistica che menzionava prima Luisella, con cui si fa il credit scoring da 40 anni, quello applica delle regole predefinite ma non deduce in maniera automatizzata o parzialmente automatizzata, e quindi non c'è quell'elemento di discrezionalità dell'AI che invece ci fa scavallare nell'ambito di applicazione del regolamento. Per questa ultima categoria ci sono degli obblighi molto onerosi, adesso li possiamo analizzare uno per uno giusto per chiarire di che cosa si parla, perché magari rispetto agli obblighi che si applicano ai general purpose e general purpose con rischio sistemico, parliamo dal punto di vista concreto di obblighi che si applicheranno prevalentemente ai fornitori US o fuori dall'Europa che vendono servizi in Europa. I sistemi ad alto rischio ben potrebbero riguardare invece tutte le società italiane che utilizzano sistemi e che magari li utilizzano in quelli che sono i campi definiti ad alto rischio. Quindi abbiamo il conformity assessment, che è una vera e propria valutazione di conformità rispetto agli elementi previsti all'interno del AI Act. Poi c'è anche l'obbligo di censirsi all'interno del database che verrà previsto, non è stato ancora reso pubblico, ma ci sarà un database europeo pubblico di tutti i sistemi di AI ad alto rischio, in cui ci dovranno ricadere di default tutti i sistemi di AI ad alto rischio utilizzati nella pubblica amministrazione. Questi obblighi nella dichiarazione, comunicato stampa subito dopo il trilogo si rappresentava che saranno obblighi applicabili anche di default ai sistemi nel settore assicurativo e bancario, perché afferiscono e impattano su una larga scala di individui. Anche questa cosa dovremo verificare poi come verrà calata a terra, perché chiaramente vuol dire di default estendere tanto gli obblighi che si applicano a ecco, forse questo è un passaggio molto delicato, perché molti dei partecipanti vengono dal settore bancario e assicurativo. Se non sbaglio, il comunicato stampa del Parlamento europeo sembra categorizzare di default i sistemi di AI utilizzati nel settore bancario e assicurativo come sistemi ad alto rischio, che evidentemente comporterebbe il regime più oneroso. Anche se non è del tutto chiaro se questo conformity assessment sia una autovalutazione o rimanga, come era nelle precedenti versioni, una certificazione da parte di un soggetto terzo, che sarebbe addirittura più gravosa. Ma su questo non ci sono state posizioni al riguardo. Sì, forse il quarto ultimo adempimento, chiaramente noi qui abbiamo fatto un riassunto dei principali adempimenti, però ce ne sono ben altri all'interno delle bozze circolate precedentemente, che è un adempimento nuovo, nel senso che è stato introdotto non nella versione del Parlamento, ma a seguito delle discussioni e della pressione da diversi gruppi di influenza, è il cosiddetto Fundamental Rights Impact Assessment, cioè l'obbligo di effettuare una valutazione di impatto sui diritti fondamentali. Nella prossima slide in realtà vediamo, sempre a livello esemplificativo, quelli che un esempio di data quality, di quelli che sono gli attributi. Di nuovo, non ci soffermiamo su tutti quelli che sono
gli attributi che possiamo andare a considerare. Questo è esemplificativo, di nuovo, per identificare quelli che sono dei comportamenti virtuosi che noi già consigliamo di adoperare, che immaginiamo che saranno molto allineati poi a quello che sarà la normativa, e fondamentalmente vediamo che ci sono degli attributi che riguardano sia la consistenza, quella che è l'accuratezza delle informazioni, anche la completezza di queste informazioni, e qui abbiamo degli esempi anche molto semplici di quelli che sono delle good practice, quello che è la modalità consigliata, e invece quello che sono dei casi invece che sono chiaramente una bad practice. E fondamentalmente qui si vedono anche i risultati appunto su un sistema di pagamento che una persona appunto che ha fatto 5 acquisti in un mese e il CRM mostra che ha fatto 5 acquisti in un mese, mentre nel caso di bad practice ne dimostra che ha fatto 4, perché non c'è ci sono delle contraddizioni fondamentalmente nei vari dataset che sono presenti, immaginiamo, in un database e poi anche in un modello. Non mi sto a soffermare su questo, di nuovo abbiamo 10 minuti, quindi li lasciamo magari per delle domande, ma di nuovo se volete approfondire anche temi che riguardano la qualità dei dati, la documentazione tecnica e alcuni dei temi di cui abbiamo parlato prima, ci possiamo sentire offline. Assolutamente, Luisella, perché l'elemento fondamentale dei sistemi di AI è la quantità di dati che possono processare e, da un altro lato, la capacità di lettura, di interpretazione di alcuni pattern in questi dati che evidentemente nell'essere umano, nei normali algoritmi, sono in grado di comprendere. Tommaso, se vai avanti, passiamo al concetto di responsabilità. Ecco, nel mondo delle AI abbiamo diverse figure che hanno diversi ruoli. Lo diceva prima Tommaso, nell'ultima versione dell'AI Act c'è la figura del developer, che è il fornitore, lo sviluppatore di tecnologia, e la figura del deployer, che è l'azienda che utilizza la tecnologia. Può verificarsi lo scenario in cui il deployer sia anche developer nelle strutture più grandi, ma nella maggior parte dei casi c'è un fornitore di tecnologia che poi mette la propria tecnologia a disposizione del deployer. Il percorso non è così facile, perché poi tra il fornitore di tecnologia e il deployer normalmente c'è un'azienda come Avanade, un system integrator, perché la tecnologia deve essere adattata alle esigenze dello user. Il regime introdotto dall'AI Act è quello di un regime di responsabilità solidale, e questo è anche uno degli argomenti che è stato più dibattuto, perché non si voleva responsabilizzare troppo l'utente se le responsabilità erano in capo a chi aveva sviluppato la tecnologia. Ma anche confrontandoci con le persone che hanno scritto le AI Act, sì, la linea di demarcazione della responsabilità non era così chiara, perché dipende dal coinvolgimento da parte del soggetto che utilizza la tecnologia nella fase di sviluppo. Forse, Luisella, tu ci puoi dare qualche esempio concreto degli scenari che si verificano nell'attività di fornitura di tecnologia, perché sbaglio o il pacchetto pronto di AI così off the shelf all'utente lo danno in pochi, viene customizzato sulle esigenze del cliente, giusto? Sì, questo è assolutamente vero. Poi ci sono anche dei casi off the shelf, cioè nel senso, chiaramente, quando si parla dei concetti di embedded AI, che sono già parte comunque di altre tipologie di applicazioni o di software, chiaramente in quel caso off the shelf. Mettiamo che comunque in molti casi si tratta di una personalizzazione, una customizzazione, in questo caso del sistema di intelligenza artificiale, e chiaramente con, immaginiamo, dei dati che sono dell'azienda che va a utilizzare questo sistema. In questo caso dovremmo applicare appunto
tutte quelle, anche lì di nuovo dallo use case in cui andremo a ricadere, come appunto Tommaso ci ha spiegato prima, in base a quello use case definito dovremo applicare quelle regole che abbiamo visto ed essere sicuri di avere di essere adeguati anche per quelli che sono, come abbiamo detto, sia la qualità ma anche la documentazione che è condivisa e poi tutte quelle regole che non abbiamo approfondito ma chiaramente di trasparenza, auditability, explainability e quant'altro. Di nuovo sono temi in cui c'è tanto da dire, ok? Di nuovo è capire secondo me la domanda da farsi, infatti noi normalmente facciamo anche degli assessment in questo senso, è anche da use case a use case, definire qual è l'obiettivo, qual è il use case, capire quali sono i dati che si fanno usare e chiaramente farsi tutta una serie di domande prima, okay, di mettersi a customizzare o sviluppare appunto l'algoritmo. Noi infatti normalmente abbiamo come pratica questo di fare questo tipo di assessment in modo da, come diceva Giulio, ad oggi, come dire, è consigliabile iniziare a farsi queste domande che noi abbiamo unito sotto il cappello di Responsible AI, invece di magari aspettare che venga fuori appunto la normativa e magari dover un po' cambiare in corsa dopo, quindi è meglio iniziare a farsi queste domande adesso. Sì, è un punto su cui non sappiamo ancora che posizione prenderà l'AI Act riguardo l'esenzione di responsabilità. Se c'è una normativa pubblicistica che prevede un regime di responsabilità, per esempio del developer, è improbabile che questa forma di responsabilità possa essere esclusa sulla base di previsioni contrattuali, un po' come prevede il GDPR nell'ambito della responsabilità del data processor. Velocemente, le sanzioni sono elevate, sono fino al 7,5% del fatturato, quindi addirittura superiori a quelle del GDPR. Non c'è un pacchetto unico di sanzioni, sono diverse a seconda della violazione. Una cosa che non è stata chiarita nel comunicato stampa se è una sanzione fino a, perché fanno riferimento a importi secchi. Pensiamo che questa sia soltanto una mancanza di precisione nel comunicato e non possiamo pensare che la sanzione sia necessariamente il 7% del fatturato, ma sarà fino a quell'importo come previsto per esempio dal GDPR. Sono previste sanzioni più basse per le piccole e medie imprese perché proprio si vuole favorire l'approccio imprenditoriale delle aziende di medie piccole dimensioni nello sviluppo di queste tecnologie. Sono previste anche forme di sandboxing perché il legislatore europeo ha cercato di trovare un giusto bilanciamento tra regolare e favorire l'innovazione nell'ambito dell'Unione Europea. Tommaso, vai alla slide successiva. Ecco, che cosa raccomandiamo ai nostri clienti di fare ora? Forse la prima attività, di nuovo, se penso un po' all'effetto GDPR, una delle prime cose complesse è stata capire in quali e quanti applicativi interni veniva svolto il trattamento di dato personale, attività che molte società stanno ancora svolgendo e che richiede un aggiornamento costante. Nuovamente magari si può costruire, prendere parte di tavoli di lavoro che sono stati aperti per svolgere quella prima mappatura e mappare quelli che possono essere invece sistemi che si possono qualificare come sistemi di AI ai sensi della normativa. Step successivo è poi capire, ok, un sistema di AI si può applicare il regolamento, quali sono gli obblighi che mi si applicheranno. Dal punto di vista contrattuale, Giulio, anche ci sono delle prime misure che possiamo già raccomandare di inserire all'interno dei contratti con i vendor. Ecco, quello che abbiamo già riscontrato in contratti per esempio nel settore pubblico è un obbligo specifico a carico del fornitore di rendere la tecnologia conforme alle AI Act. E lo dicevamo prima, la nostra raccomandazione è di non aspettare 2 anni per tener conto degli obblighi previsti dalle AI Act, perché gli investimenti e i tempi di implementazione di una tecnologia onerosa come quella dell'intelligenza artificiale sono lunghi. Quindi
Bisogna prevedere questi obblighi a carico del fornitore, ma è un lavoro a quattro mani, perché lo dicevamo prima, il fornitore è un esecutore dei desiderata del proprio cliente, e questo può generare un regime di corresponsabilità. Bisogna tener conto, questo lo copriremo certamente nei prossimi webinar, anche degli obblighi privacy e PI. Anzi, una domanda faceva riferimento al potenziale overlapping tra una DPIA e una valutazione di fundamental rights ai sensi del AI Act. Sono due valutazioni che hanno un perimetro leggermente diverso, perché la DPIA è soltanto volta a controllare la tutela dei dati personali, mentre la valutazione ai sensi dell'AI Act ha un perimetro più ampio, ma certamente del materiale che viene utilizzato per la DPIA può essere riutilizzato per la valutazione ai sensi dell'AI Act, che però ha un perimetro diverso. In quest'ottica noi stiamo sviluppando una soluzione di Algorithm Impact Assessment, che dovrebbe proprio avere la funzione di consentire questo Fundamental Rights Impact Assessment richiesto dall'AI Act. Cosa fare? Punto 4, adottare delle policy interne. Sembra assurdo, ma molti, molti nostri clienti ancora non hanno adottato una regolamentazione interna dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Consentono ai propri dipendenti di utilizzare ChatGPT o altre piattaforme per l'attività lavorativa. Se non lo regolamentate, la soluzione è il caos. Non pensiamo che la soluzione sia quella di bloccare l'accesso a queste piattaforme. La soluzione più probabile è di creare delle soluzioni in house che possano supportare l'attività lavorativa, ma la regolamentazione è la soluzione peggiore. La soluzione punto 5, Tommaso Visella, è l'esecuzione di un AI Act Assessment. Che cos'è e come possiamo aiutare i partecipanti a questo? Assolutamente, ne stavamo parlando prima, no? C'è un aspetto sicuramente che è quello legale, che state coprendo voi in modo ottimo con un assessment di questo tipo, ma c'è anche un assessment, come abbiamo visto, di carattere tecnologico, che di nuovo avevo accennato prima, che è quello di chiedersi per ogni use case cosa si sta facendo ed essere sicuri che si prendono in considerazione tutti quei parametri che è necessario prendere in considerazione anche di dettaglio. Vorrei magari aggiungere un punto sul quello che è definito il punto 4, su governance, eccetera. Quello che vedo in molti, appunto, delle aziende con cui mi interfaccio è fondamentalmente ci sono moltissime domande ad oggi sulla governance delle AI, quindi sulla governance, su anche quello che è una sorta di data and AI strategy, e ricordiamoci che chiaramente sono interconnesse, e su chi è responsabile. Molto spesso si sottovaluta l'impatto, nel senso che la responsabilità comunque sia dei AI strategy, dei dati, della governance, non è semplicemente nel dipartimento IT o nel dipartimento di che si occupa di security, ma è per tutta l'azienda, okay? Perché fondamentalmente l'impatto sarà per molte funzioni di business che inizieranno sempre di più ad utilizzare gli algoritmi basati sull'intelligenza artificiale, che siano basati siano generativo, machine learning, eccetera. Quindi tutti quanti, dal mio punto di vista, dovrebbero innanzitutto essere informati di quello che sta succedendo, eventualmente anche intraprendere dei corsi di upskill e reskill su come utilizzare sistemi, anche da un punto di vista di European AI Act, quindi quello che succederà. E poi chiaramente è necessario avere un'organizzazione aziendale che vada a creare, in base all'organizzazione, o dei, chiamiamoli, centri di eccellenza o dei centri di responsabilità, comunque definire chi è responsabile di cosa, proprio per, come diceva Giulio, anche avere delle policy, ma anche poi un sistema di governance perché queste policy vengano comunicate e poi rispettate. Assolutamente. Del resto, una domanda che ci fanno tutti i nostri clienti è se
la responsabilità dell'AI compliance rientra nella compliance aziendale, rientri nell'IT, rientri nell'ufficio privacy, è qualcosa che va customizzato sulla struttura aziendale. Velocemente, Tommaso, noi abbiamo sviluppato un tool per supportare i nostri clienti sull'AI Act Assessment. Ce ne parli un attimo? Esatto. Sì, devo dire, nelle mie precedenti vite non sono sempre stato un avvocato d'affari, ma sono stato al Ministero di Giustizia e ho lavorato per un periodo in banche e organizzazioni corporate grandi. Devo dire che una delle principali complessità quando arrivano queste normative è riuscire a gestirle internamente a livello sistemico, in primis per capire rispetto a che cosa ci si deve conformare e secondo poi per capire chi deve fare cosa all'interno della società. Abbiamo pensato di dare una mano alle varie società, in che modo? Tramite un sistema non basato su AI, stranamente, che si chiama Prisca AI Compliance, che consente, rispetto a diverse normative, quindi sia quella sul regolamento sull'intelligenza artificiale che la normativa sulla proprietà intellettuale, privacy e gli standard ISO, consente di verificare in primis cosa si applica, cioè l'esempio che abbiamo fatto prima, quali porzioni delle AI Act troveranno applicazione rispetto a quali soluzioni, perché chiaramente il discrimine è piuttosto ampio e il gap che c'è tra una soluzione high risk e una soluzione basic è davvero tanto, quindi consente prima di capire cosa si applica e poi di verificare rispetto a gli obblighi che trovano effettivamente applicazione, qual è il livello di compliance. Serve un po' per guidare le società rispetto a mappare quelli che sono gli obblighi che gli si applicano in concreto e dall'altro per avere un po' una cartina tornasole dello stato di conformità live che poi può essere riprodotto all'interno di report che possono essere anche utilizzati per informare i decision maker e consentirgli di prendere le decisioni di business più adeguate. Con questo abbiamo concluso. Sì, ci sono un paio di domande su cui potremmo rispondere offline. Ci viene chiesto se la questione se l'obbligo di conformità alle AI Act ad oggi possa essere considerato una clausola vessatoria eccessivamente onerosa. No, è un obbligo che può essere previsto ed evidentemente ci si dovrà conformare quando la normativa entrerà in vigore. Speriamo che sia stato utile. La registrazione del webinar vi sarà inviata, quindi vi auguriamo una buona serata e certamente organizzeremo dopo Natale una sessione di follow-up su questo argomento quando il testo finalmente sarà disponibile. Grazie a tutti. Grazie a tutti, buona serata.